Buongiorno, iniziamo questa breve degustazione di olio per, diciamo, per gettare un po' le basi su come riconoscere la qualità utilizzando gli organi di senso. Abbiamo dei sommelier espertissimi sul vino e sanno qual è il valore dell'analisi sensoriale, no? A partire per il vino dalla vista, ma anche l'odore e il sapore. Nell'olio la vista in realtà non è importante. Noi oggi utilizzeremo dei bicchierini di plastica per comodità, ma il bicchiere ufficiale di assaggio dell'olio è un bicchiere di vetro di colore blu, proprio perché la vista non deve condizionare la valutazione della qualità. In genere il consumatore preferisce l'olio verde rispetto al giallo, ma il verde è veramente sinonimo di qualità? Non necessariamente, perché il verde è legato alle clorofille. Le clorofille dipendono da varietà, epoca di raccolta delle olive, quindi una raccolta precoce fa un olio più verde, ma possono dipendere anche dalle foglie. Per cui se l'olivicoltore raccoglie le olive tardi, già mature, magari attaccate dalla mosca, e le conserva e in frantoio aggiunge un po' di foglie, quell'olio sarà bellissimo come colore verde, ma pessimo come odore e come sapore. Poi la parte visiva condiziona anche il limpido torbido. Il consumatore che cosa preferisce normalmente, l'olio limpido o l'olio torbido? Generalmente preferisce il torbido, perché si associa al torbido l'idea del genuino, no? Quindi non è stato filtrato, non gli hanno fatto niente, è naturale. Però in realtà torbido vuol dire che non è stato filtrato. Può essere un ottimo olio, un pessimo olio, filtrato o non filtrato. Però la cosa importante da capire è che la filtrazione aiuta tantissimo a mantenere le caratteristiche di qualità dell'olio. Se l'olio non viene filtrato, le impurità che stanno in sospensione, le gocce di acqua di vegetazione, vanno a formare la cosiddetta morchia, no? Quindi la posa. Se l'olio rimane a contatto con la morchia, prende di putrido. Quindi la morchia è uno dei difetti dell'olio. Per evitare il difetto di morchia, l'olio deve essere filtrato. Quindi la filtrazione aiuta tantissimo a conservare nel tempo la qualità. Comunque l'olio noi non lo guardiamo, ci soffermiamo sull'odore e sul sapore. Chi fa analisi sensoriale sa quanto già la componente olfattiva ci dà tante indicazioni sul livello qualitativo del prodotto. Quando annusiamo un olio dobbiamo andare a ricercare quella che è la caratteristica di pregio più importante, che si chiama fruttato. L'olio è una spremuta di olive, quindi deve ricordare l'odore, il sapore dell'oliva. L'oliva sana, fresca, quella che stacchiamo dalla pianta, tendenzialmente acerba, non quella matura, stramatura, fermentata, ammuffita ovviamente. Il fruttato è una condizione necessaria per classificare l'olio come extravergine. Se l'olio non sa di oliva, non può essere classificato come extravergine. Come se l'olio ha difetti, non può essere classificato come extravergine. Quindi al di là delle tante analisi chimiche, come l'acidità, che è quella che conoscono tutti, l'acidità è un'alterazione, più è bassa e meglio è, nell'extravergine deve essere inferiore allo 0,8%, un olio buono c'ha un'acidità molto ma molto più bassa di 0,8. Quindi l'acidità è un parametro importante, ma non è l'unico per classificare l'olio come extravergine. Ce ne sono tanti altri che vengono valutati in laboratorio, non li stiamo a dire, però la normativa per l'olio prevede anche il panel test. Panel test è la prova di assaggio ufficiale fatta da un panel, quindi da un gruppo di assaggiatori esperti addestrati che lavorano in sala d'assaggio nelle condizioni previste dalla normativa. Quindi se l'olio ha qualche difetto a livello sensoriale, anche se l'acidità è nettamente inferiore a 0,8, comunque per la normativa non è extravergine. Quindi il ruolo importante degli assaggiatori, non in quanto singoli, ma in quanto componenti di panel. Io rappresento il panel Assam Marche, che lavora presso la sala d'assaggio alla sede di Osimo, e quindi per valutare gli oli ci dobbiamo riunire, dobbiamo essere almeno 8 che lavorano nelle cabine di degustazione in maniera individuale per emettere il verdetto finale. Quindi se l'olio ha difetti non può essere classificato extravergine. I difetti li accenniamo brevemente e poi continuiamo a vedere quali sono le caratteristiche di pregio. Vi dicevo, già nella fase olfattiva ci possiamo rendere conto se l'olio ha problemi. Se quando l'olio ha quell'odore che ricorda quello del vino e dell'aceto, anche se di per sé quell'odore non è sgradevole, quello è difetto di avvinato. Sono fermentazioni che avvengono in presenza di ossigeno a partire dalle olive o dalla pasta di olive, e quindi l'olio prende questo odore. Uno dice ok, l'olio è avvinato, va bene per condire l'insalata, l'aceto non ce lo metto, però è difetto, in quanto difetto quell'olio è declassato, quindi non è extravergine.
o il riscaldo. Il riscaldo è un difetto molto molto frequente. Il riscaldo ricorda l'odore delle olive in salamoia. È un odore gradevole, quando uno apre un sacchetto di olive in salamoia sente quell'odore. Se quell'odore lo troviamo nell'olio, quello è difetto, difetto comunque grave, che viene da fermentazioni in assenza di ossigeno. Olive conservate molto tempo, ammassate, quando si tenevano nei sacchi il riscaldo era il difetto più evidente. Un altro difetto che abbiamo detto è la morchia, quando l'olio non è filtrato, ma il difetto peggiore in assoluto è il rancido. E l'olio rancido, purtroppo, non sempre il consumatore è capace di riconoscerlo. Come quando il prosciutto, cioè il grasso che diventa giallo, qualcuno dice buono, è più saporito. No, quando i grassi si ossidano, diventano negativi per la nostra salute. Quindi parliamo di radicali liberi, quindi non va bene consumare un olio rancido come un salume rancido. Perché l'irrancidimento appunto va a danneggiare le nostre cellule. E l'olio purtroppo diventa rancido sia con il tempo, per cui l'olio non è come il vino, che più invecchia meglio è. Comunque l'olio ha una vita che è breve, può essere un anno e mezzo, dipende dalle condizioni di partenza, dipende da come viene conservato, dipende dal fatto che è stato filtrato o no, dipende da quanti polifenoli ha, i polifenoli che sono gli antiossidanti che proteggono l'olio dall'ossidazione. Comunque la vita dell'olio difficilmente supera un anno e mezzo e per farlo arrivare in buone condizioni senza che diventi rancido dobbiamo conservarlo al buio perché la luce è un grosso nemico, al riparo dall'ossigeno perché l'aria è un grosso nemico e a una temperatura possibilmente costante intorno ai 15 gradi. Più caldo l'olio si ossida di più, più freddo l'olio tende a congelare. Benissimo, finché è congelato, ma quando si scongela l'olio si ossida molto più velocemente, diventa subito rancido. Quindi l'olio non deve congelare se lo vogliamo mantenere a lungo. E quindi vedete, i difetti possono essere tanti e diversi, ma poi quando ci sono le annate con forti infestazioni di mosca, uno può dire sì, il mio olio è biologico, fa bene alla salute. No, se è biologico e le olive erano attaccate dalla mosca e non hai controllato la mosca, le olive sono rovinate e l'olio rovinato non può essere un olio buono, è un olio con difetti, che anche quello potrebbe non essere classificato extravergine. La siccità, le gelate, ci sono tanti problemi che possono portare a difetti nell'olio. Per questo che il ruolo dell'olivicoltore e del frantoiano devono essere ruoli da professionisti. Non è più come una volta che il produttore coltiva le sue olive e fa l'olio in frantoio, come viene, viene, basta che olio, basta che unge. No, l'olio deve avere i requisiti di qualità, li deve rispettare. Quindi tornando a noi, caratteristiche di pregio, fruttato è la più importante. Se non c'è fruttato, l'olio non è extravergine. Le altre due importantissime sono amaro e piccante. Quelle caratteristiche proprio che normalmente ai consumatori non piacciono molto, quindi quando l'olio è troppo amaro dicono che è cattivo, che sembra una medicina, quando è piccante dicono questo pizzica in gola, è acido, è rancido, no, amaro, pregio, piccante, pregio, perché? Perché sono legate ai polifenoli, quindi agli antiossidanti naturali. Più polifenoli, più l'olio amaro e piccante, meno polifenoli, meno l'olio amaro e piccante. Il dolce non esiste, non è un pregio dell'olio, ok? Quindi se vogliamo mantenere la qualità dobbiamo mantenere più evidente l'odore e il sapore dell'oliva, l'amaro e il piccante. Se vi è capitato mai di mangiare un'oliva staccata dalla pianta, a novembre la mangiate, la sputate immediatamente, è amarissima, è mangiabile perché l'oliva è un frutto talmente fortunato che è ricchissimo di sostanze fenoliche e quindi è bravo chi riesce a portare più possibile queste sostanze fenoliche dall'oliva all'olio, facendo attenzione a tutti i parametri agronomici e tecnologici. E poi parliamo anche di sentori varietali, cioè quelli che sono legati alle varietà di olivo. Quindi è vero che ci deve essere il fruttato è bene che sia verde piuttosto che maturo, e può ricordare l'erba fresca appena tagliata, ma anche la mandorla verde, il carciofo, il pomodoro, i frutti di bosco. Queste sono sensazioni legate alle varietà. Nelle Marche abbiamo tante varietà autoctone di olivo, 23 varietà sono iscritte al repertorio della biodiversità. Queste varietà autoctone garantiscono il legame forte col territorio e quindi garantiscono anche una maggiore compatibilità ambientale rispetto a varietà che possono arrivare da chissà dove. E quindi è molto importante che noi preserviamo questa biodiversità per tanti motivi, ma anche perché questa biodiversità regala delle sensazioni diverse. Allora, parlando di sentori varietali,
la mandorla verde, che è molto frequente negli oli marchigiani, la mandorla verde è molto presente nella raggia. La raggia iesi la chiamano mandolina, proprio perché sa di mandolino, quindi di mandorla verde. Nella coroncina magari sentiamo più il carciofo. Nella scolana tenera sentiamo molto bene il pomodoro, pomodoro verde. Nella mignola sentiamo i frutti di bosco, sono pochissime le varietà in Italia che hanno questo sentore di frutti di bosco. Oltre alla nostra mignola ci sono solo due varietà nel Salento, con tutti i problemi che attualmente hanno, Oiarola Salentina e Cellina di Nardò. Quindi vedete, le sfumature possono essere tante e diverse, quindi già all'olfatto andiamo a sentire difetto, non difetto, fruttato e quali sensazioni arricchiscono il fruttato. Poi l'olio va assaggiato, adesso faremo tre assaggi di tre varietà diverse, vediamo se riusciamo a percepire le caratteristiche. Quando assaggiamo dobbiamo bere un sorso di olio, mandarlo a contatto con le papille gustative. Il dolce, abbiamo detto, non c'è nell'olio, il salato non c'è, e l'acido, l'acidità dell'olio non si percepisce con l'assaggio, ma l'acidità è un'analisi che si fa in laboratorio, semplice semplice. Quindi che cosa rimane della componente gustativa? L'amaro, che abbiamo detto però che è un pregio, quindi dobbiamo cercare di capire se l'olio è poco amaro o tanto amaro. E l'altro grande pregio è il piccante. Per percepire il piccante non basta tenere l'olio in bocca, ma dobbiamo fare quel versaccio che tutti gli assaggiatori di olio fanno, che si chiama strippaggio. Quindi con l'olio in bocca, denti stretti, labbra semichiuse, aspiriamo 2-3 volte. In questo modo che facciamo? Portiamo l'olio all'inizio della gola, facendo attenzione a non mandarlo per traverso, e sentiamo se pizzica come quando mangiamo peperoncino. E poi comunque quando aspiriamo nebulizziamo anche l'olio che abbiamo in bocca, per cui quelle sostanze ritornano per via retroolfattiva e andiamo a sentire i cosiddetti aromi, che non necessariamente corrispondono a quello che avevamo percepito durante la fase olfattiva. Terminato l'assaggio andiamo a percepire quello che rimane in bocca, quindi le sensazioni retroolfattive che persistono e la fluidità anche, cioè la fluidità, l'olio è più piacevole quando rimane più fluido e lascia la bocca pulita rispetto a quando è grasso e lascia la bocca unta e impastata. E la fluidità dipende dalla composizione in acidi grassi. Quando è proprio burroso e sgradevole, lì c'è problemi probabilmente legati alla mosca. Proponiamo tre oli di varietà autoctone delle Marche con caratteristiche diverse, così possiamo vedere se siamo in grado di percepirle queste caratteristiche facendo l'assaggio con il bicchierino. E cerchiamo di cogliere quindi le differenze. Vi dicevo, la prima parte dell'assaggio dell'olio prevede la fase olfattiva. Per sentire meglio l'odore andiamo a muovere l'olio sulla parete del bicchiere in modo che aumenta la superficie da cui fuoriescono le sostanze volatili. E quindi ci concentriamo sulla parte olfattiva cercando di capire se si sente il fruttato, se si sente il fruttato, quindi se sentiamo l'odore dell'oliva e se quell'odore è leggero, medio o intenso, perché poi possiamo avere diverse intensità di fruttato come diverse sfumature. Oppure se ci sono difetti, prima dicevamo la sensazione dell'aceto, l'oliva in salamoia, il rancido, proprio difetto tipico di tutti i grassi ossidati. Quindi concentriamoci sull'odore e io vi chiedo, che odore sentite? Erbaceo, quindi sentiamo comunque il fruttato, c'è l'odore dell'oliva, è anche un fruttato medio intenso, non è un fruttato leggero, cioè lo sentite bene. Adesso considerate che c'è poco olio, che non siamo nelle condizioni ottimali per assaggiare. Gli assaggiatori lavorano in una sala d'assaggio con cabine di degustazione dove l'olio viene portato a una temperatura ottimale di 28 gradi proprio per percepire meglio tutte le sfumature a livello olfattivo. E noi riusciamo comunque a percepire l'odore dell'oliva, lo sentiamo bene, quindi possiamo dire che è un fruttato medio intenso. È verde o è maturo? Ricordo, oliva verde o oliva matura? È verde, dicevamo erbaceo, no? Qui davanti sentono delle noci erbacee, la sensazione di erba appena tagliata si sente bene, ma poi si sente anche un'altra cosa in maniera molto importante, che è il pomodoro. Brava Barbara, il pomodoro, qui si sente molto bene oltre all'erbaceo la sensazione di pomodoro. E quindi già il pomodoro ci fa pensare a qualche varietà, però adesso non ci sbilanciamo sulla varietà, andiamo ad assaggiare. Quindi vi faccio rivedere un attimo come si fa.
Allora, quindi cercate di capire se è amaro quanto è amaro, se è piccante lo capite quando fate lo strippaggio, portandolo in gola senza deglutirlo, cioè cercate di capire quanto è piccante prima di inghiottire, se no vi va per traverso, e poi valutate che cosa vi rimane in bocca, perché al naso avevamo sentito erbe e pomodoro, ma in bocca esce anche qualcos'altro. Allora, intanto, se io vi chiedo, è poco amaro, tanto amaro o mediamente amaro? L'amaro lo sentite? Sì, è amaro. È leggero o medio intenso, secondo voi? No, è un medio, infatti è il primo olio, ancora non ci abbiamo, però diciamo che è un medio, un amaro medio, l'amaro si sente. Il piccante lo sentite? Questo è il primo olio, diciamo che il primo olio dà sempre una sensazione di piccante un po' più intensa, se non siamo abituati ovviamente a fare l'assaggio dell'olio. C'è il piccante, è più amaro che piccante, però siamo su una media intensità. E in bocca poi ritorna, oltre al pomodoro, un pomodoro verde, ritorna un pochino anche, che ci sentite? Mandorla acerba, ma ancora di più il carciofo e anche la rucola. Pensate a un'insalata di pomodori con la rucola, quella sensazione lì, comunque fresca. E se diciamo pomodoro, tra le varietà marchigiane, a chi pensiamo? Sentore prevalente, l'avevo detto prima, non stavate attenti? Sentore prevalente pomodoro, oliva grande, un'oliva da mensa, Ascolana tenera. Questo è un olio monovarietale di Ascolana tenera. L'Ascolana tenera è una varietà da mensa, no? La chiamano la regina dell'olio da mensa perché è talmente pregiata per la croccantezza della polpa, oltre che per l'importante rapporto polpa-nocciolo, che c'è anche una DOP, denominazione di origine protetta, oliva ascolana del Piceno, che prevede la preparazione delle olive sia verdi in salamoia che ripiene fritte. Però le olive all'ascolana che si trovano in tutto il mondo non sono fatte tutte con l'ascolana tenera, ma quando si utilizza l'ascolana tenera si riconosce perché c'ha questa polpa particolarmente croccante che altre varietà da menta non hanno. E l'ascolana tenera fa questi oli con un fruttato intenso, sentore prevalente di pomodoro, quindi erbaceo, pomodoro. È un olio che vedremo molto bene abbinato a delle verdure, dei piatti freschi, e comunque è un olio accattivante, diciamo così. Questo monovarietale di ascolana tenera, è, come lo saranno anche gli altri di altre varietà, sono anche certificati IGP Marche. Oggi pomeriggio, qua alle 4, faremo un convegno proprio per rappresentare e divulgare le caratteristiche dell'olio ad indicazione geografica protetta Marche. L'IGP Marche ovviamente prevede un legame forte, no, con il territorio, e quindi prevede nel disciplinare di produzione molte varietà autoctone delle Marche. Tutto questo pool di varietà deve essere presente per almeno l'85% fino ad arrivare a 100%, quindi possiamo avere un olio IGP in Marche monovarietale. Questo è un olio monovarietale di Ascolana tenera certificato IGP Marche, quindi hanno spinto l'Ascolana tenera al 100% e l'hanno certificato IGP. Quindi campione numero 1, passiamo al campione numero 2, quindi facciamo un'altra prova di assaggio, cerchiamo di capire quali sono le differenze. Ovviamente cambiamo varietà, no? Quindi cambiamo sfumature. Intanto, come vi è sembrato, avete già fatto in precedenza prove di assaggio, giusto? Avete già assaggiato oli col bicchierino, quindi è sempre un'esperienza, diciamo, perché un bicchiere, un calice di vino tutti volentieri se lo fanno, ma un bicchierino d'olio qualcuno è più titubante, via. Però prendiamola come un aperitivo salutare, no? Perché comunque l'olio buono ha anche una serie di effetti positivi a livello nutrizionale salutissimo, sia per quanto riguarda la composizione in acidi grassi, quindi molto ricco di acido oleico, e non stiamo a dilungarci, ma poi per il discorso dei polifenoli che facevamo prima, quindi se sentiamo che l'olio è amaro e piccante, polifenoli sicuramente ce l'ha, e questi polifenoli ci fanno bene alla salute. Allora, passiamo alla parte olfattiva del campione 2, poi ovviamente se avete domande fatele. Quindi qui sentiamo che abbiamo cambiato odore, cioè un'altra tipologia, un'altra varietà, un altro olio. Prima domanda che ci facciamo è sempre il fruttato. C'è il fruttato, c'è l'odore dell'oliva, è più o meno intenso di quello di prima? Ah, comunque sfumature diverse, sentiamo che è un fruttato diverso da quello di prima, siamo tutti d'accordo? Diciamo che siamo su un'intensità che è media,
è sempre verde, più che maturo, però qui non c'è il pomodoro, non c'è pomodoro, c'è un po' l'erbaceo, ma c'è un altro sentore prevalente, che ha... Io lo sento un po' speziato, però... Speziato... E... Ce n'è uno che è un po' importante e che è quello che caratterizza fortemente questa varietà, ve lo dico io, è la mandorla verde, mandolino. Comunque lo percepiamo anche per quando assaggiamo, proviamo ad assaggiare, proviamo a sentirlo in bocca, quindi concentriamoci sempre sull'amaro, sul piccante e le sensazioni che poi escono per via retroolfattiva. Allora, qualcuno tossisce, o io sono andati per traverso i polifenoli o è più piccante di quello di prima? Partiamo dall'amaro, è più o meno amaro di prima? Diciamo che è leggermente meno amaro di prima, ma più piccante di prima. Siamo sempre intorno alla media intensità, non siamo sull'intenso, però diciamo che ci sono delle differenze e mentre prima l'amaro prevaleva sul piccante, qui il piccante prevale sull'amaro, ok? Per via retroolfattiva è ancora diverso da prima, no? Prima sentivamo quell'erbaceo che ci porta al pomodoro, alla rucola, qui sentiamo... Che ci sentite? Che vi rimane in bocca? Sempre quella mandorla, ma andiamo più verso un carciofo. Che dite? Comunque no, quella componente pomodoro che prima era così importante qui è completamente assente, siete d'accordo? E se io vi dico mandorla verde, a che varietà pensate? Questo pure l'abbiamo detto prima, però non ve lo ricordate. Chi è che chiamano mandolina gli esi? Qual è la varietà più diffusa in provincia di Ancona? La raggia. La raggia che tra l'altro è un parente della varietà frantoio. Diciamo che questa varietà frantoio, raggia, ma anche la raggiola, che è un'altra varietà autoctona della provincia di Pesaro Urbino, hanno questo sentore prevalente di mandorla. Quindi questo è un olio monovarietale di raggia e anche questo è certificato IGP Marche. La raggia è una varietà molto diffusa nelle Marche, soprattutto in provincia di Ancona, ma la troviamo anche nelle altre province, e l'olio di raggia può avere delle caratteristiche diverse in base anche all'epoca di raccolta, nel senso che se noi raccogliamo prima riusciamo ad esaltare quelle note di verde e di amaro e di piccante, se raccogliamo un tantino dopo riusciamo a rendere l'olio un pochino più armonico, per cui la raggia la possiamo abbinare al pesce nella versione raccolta più tardiva, quindi pensiamo raggia, Ancona, Conero, mosciolo selvatico di Portonovo, perché no, un filo di raggia crudo, oppure lo stoccafisso all'anconetana, anche quello può essere un piatto da raggia. Nella versione più strong invece, se raccogliamo prima, la possiamo anche ipotizzare su una tagliata di carne, perché no, se riusciamo ad esaltare quelle note di amare piccante, o semplicemente sulla bruschetta, il baculoio, ancora tanto, c'è la raggia, la varietà più tipica d'Ancona, quindi anche questo, cercare di abbinare anche l'olio monovarietale del territorio, delle varietà del territorio, a quelli che possono essere i piatti tipici o le ricette tipiche del territorio, per no, contribuire a dare tipicità al piatto. E, ok, quindi possiamo procedere con l'ultimo campione, quindi campiamo ancora varietà. Io vi ho detto che il colore non è importante, no? Ve l'ho detto e lo ripeto, però può essere legato alla varietà. Il terzo bicchierino, adesso voi non lo vedete a confronto, però il terzo bicchierino ha un olio che è più verde rispetto ai precedenti. Allora, perché? Perché comunque, come vi dicevo, il colore verde dipende dal contenuto in clorofille e alcune varietà di olivo hanno più clorofille di altre. Questa è una varietà che ha un frutto che rimane verde anche quando fuori la buccia è nera, cioè dentro è verde, non è bianco come un leccino, è verde. E tutto quel verde ovviamente contribuisce a dare clorofilla anche all'olio, che rimane tendenzialmente più verde a parità di maturazione. Quindi facciamo la fase olfattiva dell'ultimo campione, campione 3. Cerchiamo sempre di
cogliere le differenze rispetto ai campioni precedenti. Sentiamo un odore diverso, assomiglia più al primo, assomiglia più al secondo. Adesso ne facciamo tre, ho cercato di scegliere comunque oli che sono un po' diversi l'uno dall'altro, tutti marchigiani, come vi ripeto, tutti certificati IGP in Marche, quindi tutti portati a 100% con una varietà e certificati IGP. Allora, che ci sentite? Intanto possiamo parlare di fruttato? Sì, si sente l'oliva. E secondo voi questo fruttato è leggero, medio o intenso? Qui andiamo verso l'intenso, siamo d'accordo? Siamo anche saliti rispetto al precedente, soprattutto rispetto al secondo. È verde o maturo? È verde, è decisamente verde. Che cosa andiamo, che cosa riconosciamo come sentori? Pomodoro? No. Mandorla e carciofo, bravo Diego. Carciofo, qui forse è più carciofo che mandorla, ok? Oltre che quella sensazione di erbaceo, no? Che rimane di fondo, quindi c'è quella freschezza. Andiamo ad assaggiare. Allora, in bocca è poco amaro o tanto amaro? È amaro. Piccante? È anche piccante. E siamo anche saliti rispetto a prima. Siamo un pochino più amaro e più piccante. È ovvio che il primo fa sempre una sensazione, è il primo, no? E fa dà una sensazione di intensità più alta rispetto a quella che normalmente è. Però qui stiamo salendo come intensità. E in bocca torna, a parte sentite anche una buona fluidità, no? Anche questa è una caratteristica di pregio, cioè è ovvio che parliamo di olio e l'olio lascia la bocca unta, però non rimane grassa impastata, cioè rimane abbastanza pulita. Come sensazione retroolfattiva, anche qui viene bene fuori il carciofo, oltre a quell'erbaceo, perché quella sensazione erbacea fresca che sentivamo al naso ritorna anche in bocca, quindi mantiene questa freschezza anche in bocca. E qui andrei più verso una cicoria, non so, un'erba di campo amara, comunque una sensazione di amaro che non è quell'amaro legnoso da frutta secca, ma è un amaro fresco da verdure, da erbe di campo. E questo è un mono varietale di Marco di? No, non è Coroncina, Marco ha pensato alla Coroncina, che è una varietà che viene dal lago di Caccamo e che potrebbe assomigliargli come caratteristica, ma questa è un'altra varietà, è coltivata nell'Ascolano, c'è un parente in Umbria e in Toscana e si chiama, l'oliva è piccola, rotonda, fruttifica a grappoli, va da verde intenso a nero con la polpa che rimane verde a lungo. No, Taggiasca è una varietà della Liguria che è geneticamente simile al frantoio. Noi stiamo facendo varietà marchigiane, abbiamo fatto prima la Raggia che è un po' simile alla Taggiasca dal punto di vista genetico, ma questa è, ve lo dico io, bravo Moraiolo, ma non è la versione marchigiana del Moraiolo, è la Carboncella, bravo. Quindi Moraiolo è diffuso in Umbria e Toscana, la Carboncella delle Marche è diffusa in provincia di Ascoli Piceno, ma anche in Abruzzo e in Lazio, è geneticamente simile al moraiolo. Vi dicevo, il frutto è le piante sono poco vigorose, fruttifica tanto, è produttiva come varietà, c'è la resina olio alta, è tardiva, rimane verde a lungo, rimane la polpa dura e non è difficile fare un olio buono da moraiolo carboncella, perché è anche poco sensibile alla mosca. Pensate a una scolana tenera, grande, verde, tenera, lo dice anche il nome, rimane verde a lungo, la mosca la ama. La scolana tenera è la varietà più appetita in assoluto dalla mosca dell'olivo. La carboncella, che è piccola, diventa nera, c'è la polpa dura e consistente, è amarissima, alla mosca non gli piace tanto. Come non gli piace la mignola, che è l'altra, che è ancora più piccola, che viene dalla zona di Cingoli, ma la troviamo anche nella Vallesina fino al Conero. La mignola è la meno appetita in assoluto alla mosca dell'olivo, perché è piccolissima, è amarissima, la mosca non gli piace, ci va solo quando non trova di meglio. Nel fermano c'è un'altra varietà che piace poco alla mosca, che è? Nel fermano
Sargano di Fermo, che è una varietà il cui nome la lega fortemente al territorio, quindi qui nella zona di Fermo, Porto San Giorgio, le piante monumentali, secolari che vedete, assurgenti, molto vigorose, sono di Sargano di Fermo. Il Sargano di Fermo non è simpatica come varietà perché fa l'oliva molto molto piccola, che si stacca con difficoltà, e ha anche una resa in olio bassa. Quindi c'è un valore in questo territorio perché rappresenta il territorio. Però non è che magari può essere consigliata in altri territori dove non c'è quel legame forte. In altri territori magari preferiscono qualche varietà che produce un po' di più, che si raccoglie meglio, eccetera. Però ribadisco l'importanza del legame varietà-territorio. Se vogliamo andare oltre quella che è la qualità generica, l'olio extravergine, con i requisiti chimici che abbiamo detto, assenza di difetti, presenza di fruttato, tutti lo sanno fare. In tutto il mondo, se si impegnano, con qualsiasi varietà. Però nel mondo spendono molto di meno di noi nel produrre questi oli di qualità. Allora noi non possiamo portare avanti una politica di prezzo perché non ce la faremo mai a essere competitivi. Però abbiamo tanta biodiversità, abbiamo tante varietà, abbiamo la capacità da ogni varietà di fare degli oli di eccellenza con caratteristiche diverse per soddisfare tutti i gusti dei consumatori e tutte le esigenze degli chef, di chi cucina utilizzando possibilmente a crudo questi oli. Per cui è importante che la qualità dell'olio arrivi anche al fruitore finale, consumatore, ma maggior ragione ristoratore e chef, che come fanno tanta attenzione alla materia prima di qualità, dal pesce alla carne al pane, tutto. Purtroppo sull'olio ancora hanno difficoltà, per cui l'olio è olio, prendo quello che costa di meno al supermercato, assolutamente no, non è la stessa cosa, e una volta che l'olio ce l'abbiamo aggiunto sul piatto, l'olio rimane nel piatto, non è che poi se abbiamo sbagliato olio possiamo cambiare l'olio e abbiamo risolto, il piatto ormai è rovinato, quindi un po' più di attenzione quando andiamo ad aggiungere l'olio sul piatto è molto utile e consigliata, perché comunque l'olio riesce a regalare sensazioni, come abbiamo visto, no? Nel bicchierino, regala emozioni, perché dietro gli oli ci sono i produttori, ci sono le storie, ci sono le piante monumentali, c'è tutto un concetto più ampio che potremmo definire terroir, ma soprattutto c'è salute, perché l'olio buono fa bene alla salute. Non tutti gli oli fanno bene alla salute, c'è olio e olio, anche per il nostro organismo. Quindi buon olio a tutti voi.